Professore, i buchi neri sono un argomento di attualità. Ci spiega, e soprattutto, che affascinano molta gente? Qui sta... La nascita dell'astrofisica relativistica, cioè l'applicazione della teoria di Einstein alla comprensione che abbiamo introdotto, in quel periodo era proprio il concetto di black hole, di buco nero. E la cosa fantastica è che oggi vediamo, grazie a questi grandi telescopi nello spazio, questi satelliti, vediamo praticamente l'esplosione di legata alla formazione di un buco nero in qualunque parte dell'universo, una al giorno. E riusciamo a cogliere i segnali che vengono durante questa formazione e capire tutta la teoria della formazione di questi oggetti. E farò vedere proprio alcuni dei risultati che sono stati ottenuti con uno dei miei più stretti collaboratori qua di origine di Napoli, che è nel nostro dottorato. Quindi Napoli è un centro di eccellenza per l'astrofisica e per i vostri studi? Napoli è una sorgente di menti meravigliosa. Io sono sempre stato affascinato da questo mondo del Mezzogiorno d'Italia, che ha proprio come centro principale Napoli. Gli studenti migliori che io ho avuto a Roma sono sempre venuti dalla zona di Napoli, non a Milano, non a Torino, ma c'è il genio ancora del mondo greco, della razionalità, della storia. E poi chiaramente a Napoli ci sono queste strutture, il mondo ambientale, anzi la